51 milioni di euro. Sono i soldi messi a disposizione dall'Unione Europea che il Trentino ha subito messo in campo per aiutare i propri cittadini nella lotta al coronavirus. Risorse provenienti dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo che la provincia autonoma di Trento sta investendo in favore di operatori sanitari, imprese, famiglie, cittadini e sistema scolastico. Alla sanità trentina sono destinati 13,5 milioni che si tradurranno in attrezzature, macchinari medici, respiratori, letti di terapia intensiva, dispositivi di protezione individuale e tamponi. Altri 13 milioni si trasformeranno in garanzie a favore del tessuto delle piccole e medie imprese trentine. Risorse che favoriranno l'accesso al credito per una ripresa più forte e più rapida del sistema economico provinciale. Per sostenere i lavoratori in difficoltà a causa del Covid-19 sono disponibili 15,3 milioni. Più di 10 serviranno ad integrare il reddito di chi è stato sospeso per il blocco delle attività produttive e sono già oltre 11.500 le domande già presentate. 4,5 milioni andranno ad attivare la cassa integrazione in deroga, mentre i restanti aiuteranno i liberi professionisti che hanno cessato la propria attività. 5 milioni e mezzo sono stati destinati in favore delle madri lavoratrici sotto forma di buoni di servizio per il babysitting domiciliare e per i servizi di custodia estivi. Finora sono stati assegnati circa 2.500 buoni. Un altro milione di euro va poi alle scuole trentine per rafforzare la didattica a distanza attraverso l'acquisto di tablet, computer e software. 3 milioni serviranno a sostenere le spese per il personale sanitario e docente aggiuntivo reso necessario dall'emergenza Covid. Tanti interventi resi possibili dalla rapidità di risposta delle istituzioni trentine e dalla collaborazione con il Governo nazionale e la Commissione europea, con un unico obiettivo: rendere sempre più innovativo, competitivo e resiliente il sistema socio-economico del Trentino nella fase post-Covid.